Dopo questo preludio di lode, adesso tocca a noi e lo faremo con il canto che conosciamo meglio, cioè la nostra preghiera di lode tradizionale, la nostra dossologia. Invito la pianista a darci l'introduzione, a voi ad alzarvi e canteremo la nostra dossologia. Raccogliamoci per l'invocazione al nostro Signore. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Amen. Potete prendere posto. Questa mattina abbiamo il cuore particolarmente pieno di gioia, non solo perché concludiamo con questa cerimonia di sabato mattutina e pomeridiana un anno accademico, ma anche perché abbiamo degli ospiti, e degli ospiti giovani sempre abbassano la media di età e ci fanno sentire più freschi nella vita. Quindi diamo un sentito benvenuto a tutti i membri giovani della Southern University nel Tennessee, che da ieri poi ci hanno rallegrato con un concerto, e ancora questa mattina nel servizio successivo ci presenteranno ancora una lode. Estendiamo anche un sentito benvenuto a tutti gli ospiti, ai parenti degli allievi, ce ne sono alcuni. Non possiamo salutarvi uno per uno, lo facciamo nel cuore, sentitevi a casa vostra, e che questo momento sia un momento di arricchimento spirituale, no? Grazie alla moltiplicità di voci che sentirete tramite la lode, tramite la testimonianza, tramite la lettura della parola, e che possiate ritornare a casa
arricchiti e col cuore gonfio di una benedizione grande dalla parte del Signore. Un saluto particolare vogliamo darlo alla professoressa, pastora, teologa Ginger Harwood, che l'ascolterete a seguito. Ginger è una cara amica, ci conosciamo da alcuni anni, lei insegna alla Sierra University, alla scuola di religione, e praticamente le cose si sono combinate in tal modo che mi scrisse qualche tempo fa, mi disse: sarò un po' in giro per l'Europa all'inizio di maggio del 2017, e io gli ho detto: ma se sei in giro, perché non vieni a Firenze, conosci la nostra scuola, assaggi il bel cibo che si mangia a Firenze? E lì mi dice: perché no? E quindi abbiamo concretato questa visita e abbiamo chiesto in occasione di tenere il sermone conclusivo del nostro anno. Lei ha svolto il suo ministero di docente non solo alla Sierra ma al PUC, ma è stato anche cappellano per diversi anni, soprattutto nel Colorado, e quindi questa mattina sentiremo un attimino la sua esperienza a partire di un versetto dell'Antico Testamento che lei cercherà di renderlo nuovo perché possa lasciarci anche noi una spinta, una motivazione nuova. Quindi la ringraziamo e ringraziamo anche la sua collega Beverly Bean, che è del Walla Walla College, è stata per molti anni direttrice del Dipartimento di Lingua, che noi salutiamo gentilmente. Abbiamo avuto l'opportunità questa settimana di conoscerla meglio e siamo anche grati con la sua visita. Quindi a voi tutti non mi rimane altro che invitarvi a fare silenzio nel vostro cuore, perché tutto ciò che sarà fatto in seguito, compresa la storia per i bambini, possa lasciare un segno positivo dentro di noi. Questo sarebbe il segno per i bambini, eh? Buongiorno, buongiorno bimbi, buongiorno bimbe, buon sabato a tutti. Come state? Aspettiamo un altro pochino che ne arrivano altri. Prego, prego, venite pure. Oggi vi racconterò una storiella molto importante che ci insegna molto. C'era una volta, molto tempo fa, in tempi antichi, un re, e questo re aveva il suo braccio destro, noi chiamiamo il braccio destro, che sarebbe il suo ministro, che lo segue ovunque va, no? E che questo ministro era anche molto saggio. Allora un giorno, questo ministro aveva il vizio di dire sempre la parola: quello che Dio fa, fa bene. Ogni volta diceva così: quello che Dio fa, fa bene. Un giorno si trovano in guerra. Allora, mentre c'era la guerra, in questo caos di guerra, cosa succede? Il re viene ferito con un colpo di spada nella faccia, anche nel petto, viene tagliato qui. E si salva per miracolo, mamma mia, stava per essere ucciso. Questo re viene portato subito a curare e il suo ministro, sapete cosa ha detto? L'ha visto, ha detto: quello che Dio fa, fa bene. Siccome il re non credeva molto in Dio, diceva: ma ti rendi conto cosa ha detto? Io stavo morendo e questo mi dice: quello che Dio fa, fa bene. Arrestatelo subito. Sono venuti a prendere il ministro e mentre lo arrestavano, lo portavano in carcere, il ministro dice cosa? Quello che Dio fa, fa bene. Bravi. Ma addirittura ti hanno arrestato e tu dici: quello che Dio fa, fa bene? Ma strano.
perché dice sempre questa parola? Va bene che è un credente, ma... Va bene, lui resta in carcere. Un giorno il re se ne va a caccia. Mentre era nella foresta, che gli piaceva fare la caccia, viene accerchiato da dei soldati cattivi e viene preso il re e portato via. Sapete cosa facevano queste persone? Facevano i sacrifici agli idoli. Una volta si facevano i sacrifici, che potevano essere animali, ma anche persone. Uccidevano le persone per gli dèi. Una cosa incredibile. Allora il re, mamma mia, adesso mi uccidono per gli dèi. Cosa è successo? Quando l'hanno spogliato per ucciderlo, hanno visto che questo re aveva una cicatrice. Sapete cos'è, giusto? Una cicatrice grandissima del colpo della spada, di quando era stato ferito. L'hanno visto e hanno detto, oh, tu non sei buono per essere sacrificato. Perché? Perché per sacrificare agli dèi loro prendevano una persona che sia perfetta. Lui aveva questo difetto, allora nulla, via. Il re è stato liberato allora. Mamma mia, il re pensava al suo ministro che ha detto, quello che Dio fa, cosa ha detto? Fa bene. Allora quel colpo di spada poi mi ha salvato. Mamma mia, è una cosa bellissima, no? Finalmente il re ha capito. Allora va dal ministro, lo libera e dice, io ho capito. Ho capito cosa mi vuoi dire tu. Perché è vero che Dio quello che fa, fa bene perché io mi sono salvato. Però ti devo fare una domanda, caro ministro. Va bene che io mi sono salvato, ma tu... sei rimasto in prigione tutto questo tempo, quindi Dio non è giusto perché ha lasciato te in prigione. Sapete cosa ha risposto il ministro? È vero, però se io ero con te, se tu non mi mettevi in prigione, io non ho nulla, nessun difetto, quindi avrebbero preso me e avrebbero ucciso me. Quindi Dio quello che fa, fa bene. Ricordiamoci sempre di queste cose anche quando abbiamo difficoltà, quando abbiamo delle cose brutte da affrontare, quando pensiamo che tutto, mamma mia, va male, non importa, perché Dio quello che fa, fa sempre bene. Brava, grazie mille a tutti. Adesso diamo espressione tutti insieme alla condizione di base per poter dialogare con Dio un sabato mattina, che è quello della ricerca umile della sua volontà come un cermo brama per assetata, no? Per acque che vengono dal Signore. Quindi cantiamo insieme le strofe del canto 517 come indicato e vi invito ad alzarvi in piedi.
potete prendere posto. Adesso avremo, prima della predicazione, due momenti: il momento di lode offerto dalla corale, There is a Balm in Gilead, e in seguito a questo poi la lettura del nostro brano introduttivo. We bring to you an old spiritual from our country called There is a Balm in Gilead. Adesso vi portiamo un vecchio spiritual dal nostro paese che si chiama C'è un balsamo in Gilead. A balm is something to heal, something to nourish the soul when it is empty. Un balsamo è qualcosa per guarire, è qualcosa per far nutrire l'anima. And we know as Christians who that balm is. It is the Lord and his love for us. E noi come cristiani sappiamo chi è quel balsamo, è il Signore Gesù.
Grazie per questo bellissimo canto. E adesso introduciamo il sermone leggendo in Ester, al capitolo 4, versetti 13 e 14. Ester 4, versetti 13 e 14. E Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Buon sabato. It's an honor to be here with you today to share these Sabbath hours. È un onore essere qui con voi oggi per condividere queste ore del sabato. Paul, an experienced pastor, un pastore con esperienza, Paul, wrote to his younger colleague Timothy a letter in which he advised him to preach the word. Ha scritto al suo collega a cui ha detto di parlare della parola. And to rely upon scripture. For all scripture is given by inspiration of God. E di confidare nella parola, nella scrittura, perché tutta è ispirata da Dio. Is profitable for doctrine. È per le dottrine. For reproof, for correction, for instruction. Per correggere, per istruire. That the person of God may be complete or mature. Thoroughly furnished to all good works. Perché la persona di Dio sia completa e pronta per tutte le opere buone. Today we turn to the story of Esther to see what instruction of righteousness God prepared for us in this story. Oggi parliamo della storia di Esther e vediamo cosa ha preparato Dio per noi. Now the book of Esther commences in a royal setting. E nel libro di Esther si comincia in una zona in cui c'è un re. A ruler firmly established in power and majesty displays his wealth by hosting an obligatory extended entertainment. E c'è questo re che ha il suo potere, la sua maestà e fa degli intrattenimenti. First of all for notables of the kingdom and then even for commoners. E intrattiene anche tutti coloro che sono nel suo reame. Yes. It was in fact a 6 months advertisement or commercial for his glory. C'è stato come una pubblicità di 6 mesi per la sua gloria. So that none could miss the message of his sovereignty and vast riches under his disposal. E così tutti potevano sapere di quanto ricco era e quanta ricchezza aveva. The lands and the peoples that he controlled. Le persone, la terra che controllava. He was the most mighty of all lords to be feared and obeyed. Era colui di cui si aveva paura, bisognava obbedire. He held the future in his hands. Aveva il futuro delle persone nella sua mano. But it is not the wealth and the might or the ruler's pretense of control and power. Ma non è la ricchezza e il potere che può dare veramente potere a un re. That is the story in Esther. Ma è la sua storia in Esther. That description only functions to sketch a portrait of human hubris. E questa descrizione fa vedere solo come un ritratto di una persona umana. Against which God's message is set. E contro cui c'è un messaggio di Dio che viene dato. And the significant questions begin to arise. E quindi c'è una domanda significativa che arriva. The tale starts to become interesting with the king's less than sober decision to summon the queen Vashti. E la storia racconta che il re ha deciso di chiamare la regina Vashti to be displayed before his guest as an item of property
per farla vedere davanti a tutti i suoi ospiti come una sua proprietà. Proof that his position afforded him the best of everything. E facendo vedere che lui ha il meglio di tutto con lei. No one owned as precious of goods as he, even the women. E che ha tutto, tutto è suo, incluso le donne. This becomes interesting in the situation created for Vashti. E quindi è interessante che si crea questa situazione in quel momento. The choice between integrity and security. C'è questa scelta tra integrità e sicurezza. Everyone knew that to resist the will of the king meant inviting anger and maybe even death. E si sapeva che se si resisteva alla parola del re poteva esserci molta rabbia da parte del re e anche la morte della persona stessa. Her decision, though it did cost her the king's favor, her prominent position and perhaps her life, the text is unclear. La sua decisione ha messo ovviamente a repentaglio il suo favore verso il re e non si sa bene se è stata uccisa o no, non si capisce bene. Reflected her sense of dignity in the midst of the prevailing celebration of the king's glory and might. E però la sua scelta fa vedere che lei ha scelto l'integrità, nonostante ci sia stata questa gloria e pomposità del re. Vashti stands as a witness that it is possible to remember oneself. Vashti è come una testimone che è possibile ricordarsi di se stessi. When all others seem caught up in the drunkenness of the moment. Quando tutti gli altri sono presi dalla ebbrezza del momento. Impressed by displays of human wealth and power. Tutti impressionati da questa ricchezza, questo potere umano. Swept up in a climate of enthusiasm or fear. Tutti presi da questo entusiasmo e questa paura. Ready to acquiesce with whatever is best to go along with. E quindi lei ha resistito con quello che era meglio per lei. Vashti is also a reminder, however, that there is a price to be paid for integrity. Vashti comunque ci ricorda che c'è un prezzo che dobbiamo pagare per l'integrità. And willingness to pay that price is the very definition of integrity. E la decisione di pagare quel prezzo è veramente la definizione di integrità. Vashti in this story is both the big loser and the big winner. Vashti nella storia è entrambe colei che vince e colei che perde. Because she kept her sense of dignity when all was against it. Perché ha tenuto il suo senso di dignità anche se tutto era contro di lei. As the story goes, after the party is over and Vashti's stance is reviewed, e come dice la storia, dopo che è finita questa festa e ovviamente Vashti è stata tolta, the king is perplexed at the failure of his authority. E il re rimane perplesso perché la sua autorità è un po' crollata. That boundaries or limits have been set on him and that his control is not absolute. E ci sono stati messi come dei paletti, delle barriere e quindi il suo controllo non è più assoluto. So he turns to his pagan counselors for their pagan counsel and that's what they give him. Quindi va dai suoi consiglieri pagani e chiede un consiglio da questi pagani. Vashti must go. E loro dicono Vashti se ne deve andare. She was dangerous, a threat to the kingdom. E lei è pericolosa, può attaccare il regno in questo modo. All stability in society is based on a model of domination and subordination. Tutta la stabilità della società si basa su un dominio e qualcuno che viene dominato. Vashti's behavior undermined the authority of all males to rule over their wives. Quello che ha fatto Vashti ha messo in discussione l'autorità di tutti i maschi, tutti gli uomini.
She must be replaced by a more submissive model to establish the king and all men's strength, power and authority. Deve essere rimpiazzata con un modello più sottomesso che può dare più potenza, autorità e potere al re. For only if women are weak are men strong, they reasoned. Perché se solo le donne sono deboli, allora gli uomini sono forti, questa è la ragione. As it has been said, how the heathen do rage, and they raged against Vashti. E quindi hanno questa rabbia contro Vasti. Because they did not, as Jesus said, remember how it was in the beginning. Perché non si ricordano, come aveva detto Gesù, com'era all'inizio. When God created humanity in his own image. Quando Dio creò l'umanità alla sua immagine e somiglianza. Male and female. Uomo e donna. He created them. Li ha creati. And so Vashti was banished and the pagan edict distributed. E quindi lei è stata scacciata, Vashti è stata scacciata. But every man should rule in his household. Affinché ogni uomo potesse governare nella sua casa. A pagan rule for a pagan land. Una regola pagana per una terra pagana. And it seemed that absolute control was reestablished. E sembrava così che il controllo assoluto fosse stato ricominciato, messo a posto. But Esther is known as a book of reversals. Ma Esther è conosciuto come un libro che capovolge. We'll wait to see who has the last word. Vediamo chi ha l'ultima parola. And the fury that demanded that Vashti pay the price for her integrity. E quindi questa furia che ha chiesto che Vashti pagasse il prezzo per la sua integrità. Actually opened the door for Esther and the rest of the story. Ha aperto comunque la porta per Esther e il resto della storia. There was no way for Vashti to know what she contributed. Non poteva sapere Vashti a cosa aveva contribuito che accadesse. She had to be content to simply be a person of valor. Doveva essere solo felice di essere semplicemente una persona di valore. And sometimes that's the way it is. E a volte è così che deve essere. We do not see the results that come from our own stances and bravery. Non vediamo sempre i risultati basati su quello che facciamo e quello in cui crediamo. We're in no position to judge what the outcome of being faithful will be. Non sappiamo, non abbiamo la posizione per dire cosa succederà nell'essere retti. And so now we have Esther. E ora c'è Esther. The acceptable alternative to Vashti. Lei è una è un'alternativa buona rispetto a Vashti. Whose two qualifications for her new post? Ci sono due qualifiche per questa nuova posizione. Were her beauty? La sua bellezza. And her ability to please the king when she was brought to his chambers. E ovviamente la sua abilità nel rendere felice il re, che era una cosa importante per lui. The two virtues assigned to women recognized by the pagan counselors. Erano le due abilità che venivano assegnate alle donne da questi consiglieri pagani. And so she stepped into a position of favor with the king. E quindi lei, Esther, è entrata in favore del re. Now, the book of Esther gives details concerning the political realities in Persia. E il libro di Esther parla della realtà politica della Persia. And how it came to be that the Jews were scheduled to be despoiled and slaughtered. E di come succedeva che i giudei venivano discriminati e poi anche maltrattati. The text is clear that Esther, when hearing the situation, had no idea how to make a difference. E c'è scritto chiaramente che Esther, quando ha sentito questa situazione dei giudei, non sapeva cosa fare per fare una differenza. She had not knowingly prepared for a political challenge. Non era stata preparata per una sfida politica. But she did have her faith.
ma aveva il favore del re. And she had her cousin Mordecai, her family, e aveva il cugino Mardocheo, la sua famiglia, who urged her to act, che le ha fatto pressione affinché lei agisse. People's lives were at risk, calamity loomed. E quindi le persone erano, avevano la vita a rischio, c'era la calamità su di loro. And suddenly the beauty queen was standing in the same position that Vashti had stood. E all'improvviso la bellissima regina si è trovata nella stessa posizione in cui si è trovata Vashti. Before her with the question of personal security or integrity, faithfulness. La domanda era: sicurezza personale o integrità? Whether or not she would use her life in an ability to avert suffering. Se avesse usato la sua vita per capovolgere la sofferenza. One thing was clear. Quando le cose erano chiare. If she was to be any help at all, she would have to find her voice. Se avesse avuto la capacità di aiutare in qualsiasi modo, doveva avere voce in questo. And she would have to use it at risk of her own self. E avrebbe messo a repentaglio anche se stessa. And this is where Mordecai's wisdom strengthened her, where she was hesitant. E quindi Mardocheo, nella sua saggezza, le ha dato forza nel momento in cui lei era esitante. He pointed out a bigger truth for her to gaze at. Le ha fatto vedere una verità importante da guardare. What affects one of us affects us all. Quello che ha effetto su uno di noi ha effetto su tutti noi. So do not think that you can let others suffer around you and that will not come back to touch you. Non pensare che tu puoi lasciare che tutti intorno a te soffrano e che questo non ti tocchi. And he left her with this question. E le ha lasciato una domanda. Who knows but what you have come to the kingdom for such a time as this? Chi non sa se sei venuta a essere parte di questo regno per un tempo come questo? The Chinese have an ancient curse. I cinesi hanno questo modo di dire. May you live in interesting times. Possa tu vivere in momenti interessanti. Vashti and Esther lived in interesting times. Sia Vashti che Esther sono vissute in tempi interessanti. Perilous, treacherous, pivotal times where much was at stake. Tempi difficili, tremendi, in cui tutto era messo in difficoltà. Much was demanded in their lifetimes from a person of faith. Tutto veniva chiesto a questa fede personale che avevano. Most of all that one be willing to trust that God's power was ultimate, that God would have the last word. E tutti dovevano confidare che la parola di Dio sarebbe stata l'ultima parola, che il potere di Dio lavorava ancora. Our times are similarly interesting. Anche i nostri tempi sono simili, interessanti. Controversy rage. C'è controversia. In our nations, our communities, and even our churches. Nelle nostre nazioni, nelle nostre comunità e anche nelle nostre chiese. Tremendous challenges for humanity on a shrinking, diminishing earth. E ci sono tantissime sfide per l'umanità in questa terra che sta diminuendo, che sta diventando più piccola. We are increasingly thrown together from all over the globe, though our culture, our language, our philosophy, and our faith differ widely. Siamo tutti buttati insieme, raggruppati da tutte le parti della terra, con culture diverse, lingue diverse, filosofie diverse. And worldwide we struggle with the question, who are we and who will we become? E tutti, in tutto il mondo, abbiamo questa domanda, chi siamo e cosa diventeremo? In every sphere, as a community, as a nation, as a world. E nella comunità, nella nazione, nel mondo. How can we retain what is important when we're surrounded by strangers? Come possiamo capire cos'è importante quando siamo circondati da stranieri?
People flail around in the dark looking for answers but lacking wisdom on how to proceed. E le persone scappano in mezzo a questo buio, questa oscurità e non sanno dove trovare risposta, cosa fare. Some come up with answers based on exclusivism, protectionism and isolation. Alcuni hanno delle risposte del tipo ci dobbiamo proteggere, ci dobbiamo isolare, ci dobbiamo escludere. And even in the hearts of Christians our prayers is not who is my neighbor but protect me from the stranger. E anche i cristiani stessi non pregano Signore chi è il mio vicino, ma pregano Signore proteggimi dallo straniero. These questions, this world we live in, they sit with us even in our churches today. E queste domande che ci sono nel mondo, ci sono anche nelle nostre chiese al giorno d'oggi. And so we ask ourselves, in these interesting times, who should we be together? E ci diciamo, ma in questo momento interessante, con chi dovremmo stare? And how shall we be one when we are different? E come facciamo a essere uno quando siamo così diversi? How will we accommodate each other and be sensitive without sacrificing the essentials? E come facciamo ad accomodare tutti quanti senza sacrificare i nostri interessi? And the second, maybe even bigger question is who in these interesting times shall we be to the world? E un'altra domanda ancora più importante è cosa possiamo essere per il mondo noi in questi momenti interessanti? Does this troubled world need what has been entrusted to our care as Seventh-day Adventists? E questo mondo ha bisogno di quello che ci è stato dato e rivelato come avventisti del settimo giorno? What guidance, what steadying influence, what perspective, what insight can we give this unstable world? E quali aiuti, quali parole, quali pensieri possiamo dare a questo mondo così instabile? We need to make a thoughtful response to these questions because so much depends on the answers we give. Dobbiamo pensare bene a queste domande perché molto dipende da ciò che diciamo come risposta. But what I want to suggest to you today is that it is for such a time as this that Adventism was called into being. Ma quello che dico io è che è proprio come un tempo come questo, in un tempo come questo che l'avventismo è stato chiamato a esserci. What is needed today is exactly why we have been called forth and it is vital that we are faithful to do it. E quello che per un momento come questo è esattamente c'è bisogno dell'avventismo come è stato chiamato, come è stato creato. There are at least three things that we cannot sacrifice, no matter how we accommodate culture. Ci sono tre cose che non possiamo sacrificare anche se accomodiamo un po' le culture. One, we must be willing to spread the word about the truth of the character of God. Uno è che dobbiamo essere pronti a parlare della vera, del vero carattere di Dio al mondo. His inclusive love, his graciousness and his abiding presence. Del suo amore grandissimo, della sua presenza che c'è sempre. To replace older failed imagings of the sovereign of the universe that some incorporated from paganism into Christianity. E togliere tutte quelle immagini pagane che sono state incorporate nel cristianesimo. Instead we have to hold up the God as revealed in Jesus Christ. E dobbiamo parlare del Dio come Dio rivelato in Gesù Cristo. In which there is no shadow, no changing and no partiality. Nel quale non ci sono ombre, non c'è cambiamento, non c'è imparzialità. The God who was revealed in Jesus every act of compassion, grace and teaching. Il Dio che è stato rivelato in Gesù come con ogni compassione, con ogni insegnamento. Who commanded that the faithful make disciples of all people, everyone, without exclusion. Che ha comandato che i fedeli facessero discepoli tra tutte le persone, tutte le genti, nessuno escluso. And we function as a community of priests, every one of us bringing the bread of life to the world. E tutti noi funzioniamo come una comunità
di predicatori, di coloro che devono andare a portare la luce nel mondo. Because every person is God's child, special beloved. Perché ogni persona è figlio di Dio specialmente amato. Whose right to respect, honor and dignity cannot be abrogated. E quindi rispetto, onore e dignità devono essere insieme. That in all of our differences we are but one family descended from Adam and Eve. E anche ci sono, se ci sono tutte queste differenze, noi siamo solo una unica famiglia che discende da Adamo ed Eva. Made by hand by God. Fatti a mano da Dio. And that we are all one creation sustained by God's love and care. Siamo tutti una creazione sola, sostenuti dal suo amore, dall'amore di Dio. In this age of division, alienation and separation. In questi anni di alienazione, separazione, divisione. There's a crying need for voices lifted up to tell the truth about God and about our relation to each other. C'è bisogno di alzare le nostre voci e parlare della relazione di Dio e della relazione tra di noi. And that whatever solutions to our challenges are proposed. E qualsiasi soluzione alle nostre sfide vengono date. They must be guided and bound by the recognition of our connectedness and our relationship to God. Queste decisioni devono essere chiaramente unite dal fatto che noi siamo connessi tra di noi e connessi a Dio. It is for such a time as this that the Sabbath becomes vital. Ed è in un momento come questo che anche il sabato diventa vitale. As a day of remembering. Un giorno nel quale bisogna ricordare. A day of remembering who we are as human beings. In cui ricordiamo chi siamo come esseri umani. Remembering that we follow the Prince of Peace. Ricordare che siamo seguitori del Principe della Pace. Remembering that we are God's body to the earth. E ricordare che siamo il corpo di Dio sulla terra. Remembering to teach and preach good news about God's love. Ricordare di parlare, di predicare la buona novella, la buona notizia dell'amore di Dio. And this is not with words only, but in concrete actions. Non solo con le parole, ma anche con azioni concrete. In the way we interact with each other. Nel modo in cui si interagisce tra di noi. It was for such a time of confusion and competing claims that Adventists were privileged to glimpse the significance of the Sabbath. E quindi proprio in un momento di confusione e di difficoltà è stato quando gli avventisti hanno potuto capire l'importanza del sabato. A day of peace given by the Prince of Peace. Un giorno di pace dato dal Dio di pace, il Principe della Pace. So that we can say in truth that for the people of God there is rest and there is sanctuary and there is peace. E così possiamo veramente dire che per le persone di Dio c'è veramente riposo, c'è veramente un santuario, c'è veramente la pace. Sabbath was a truth whose time has come, so it was lifted from obscurity. Il sabato è venuto fuori in tempi difficili, quindi è stato innalzato al di fuori dell'oscurità. That we might better celebrate our Creator, Sustainer, Redeemer. Così possiamo glorificare meglio il nostro Creatore, Sostenitore e Redentore. The Alpha and Omega. L'Alfa e l'Omega. Who began all things in goodness and will end all things in glory. Che ha iniziato tutte le cose con il bene e finirà tutte le cose con la gloria. And daily maintains our strength and challenges our vision. E ogni giorno ci mantiene in forza, ci dà delle sfide e ci dà degli obiettivi. And finally, it was certainly for a time such as this. E alla fine anche in un tempo come questo. With people running to and fro. Con le persone che corrono su e giù di qua di là. That Adventists were given their light on Scripture. Che gli avventisti hanno ricevuto della luce sul comprendere le scritture. Scripture as our source of wisdom, guidance, inspiration and instruction. Perché le scritture sono una sorgente di ispirazione, di guida, di forza.
And we were endowed with a legacy that combined enthusiasm for the word with its careful study. E quindi c'è sia entusiasmo per la parola che uno studio attento della parola. It is our legacy to believe that the Bible is best honored as God's word when it is read prayerfully with an open heart. Ed la Bibbia deve essere letta con un cuore aperto per dare più onore a Dio e comprendere meglio. Not for argumentation, but for correction. Per correggerci. Of traits and habits that violate God's law of love. E queste abitudini che ci abbracciano all'amore di Dio. Adventists have been a light in the Protestant world. Gli avventisti sono stati una luce nel mondo protestante. Pointing back to the scriptures that point to God. E portandoci di nuovo alle scritture che puntano a Dio. Now Paul also tells Timothy in chapter 4. E Paolo dice a Timoteo nel capitolo 4 that there will come a day when people will not listen. E ci sarà un giorno in cui le persone non ascolteranno più. Seeking only to be affirmed in what appeals to them. Cercando solo di fare ciò che aggrada a loro. But until that time, ma fino ad allora, he commands Timothy to preach the word. Comanda a Timoteo di parlare e proclamare la parola. And this is where we are today. E qui è dove siamo oggi. Needing to preach the word of God's great love for us all. Dobbiamo proclamare la parola e dell'amore di Dio per noi. It's an interesting time. È un periodo interessante. There exists confusion. C'è confusione. Trouble. Difficoltà. Turmoil. Tumulti. But there is still an openness and opportunity. Ma c'è ancora apertura e c'è ancora opportunità. To preach and to be a word from God. Per parlare, per proclamare ed essere la parola di Dio. A word of hope. Una parola di speranza. Of light. Di luce. And love. E di amore. Today, oggi, no less perhaps than in the days of Persian sovereignty, forse non meno del tempo in cui c'erano i persiani, standing for love, stare in piedi per amore, justice, inclusivity, e stare in piedi per giustizia, has its risks. Ha ovviamente i suoi rischi. There is still a price to be paid for integrity. Ci sono ancora dei prezzi da pagare per l'integrità. For insisting on fairness, per insistere sull'essere integri, consideration of all views and compassion to everyone, e essere di tutti pronti per ogni uso e compassione verso le persone. But who better to be a voice for peace? Quindi è meglio essere comunque una voce per la pace, reconciliation and healing, per portare riconciliazione e guarigione. Than the followers of the Prince of Peace. E anche coloro che seguono il Principe della Pace. Who has paid a price. Che ha pagato un prezzo. For each of us. Per ognuno di noi. Who knows. Chissà. But it is for this very time. Che sia proprio per questo momento esatto. That we, both as Adventists and as individuals, che noi, come avventisti, anche come individui, have been brought into this world. Thank portiamo you. La luce a questo mondo. Grazie. Ora invito i diaconi a passare per l'offerta. Thank you.
Gesù è il più prezioso dei nostri amici. Nonostante alcune volte cerchiamo di sfuggirgli, lui non si stanca mai di cercarci, di chiamarci. E questa mattina vogliamo rinnovare il nostro impegno a lasciarci raggiungere da Gesù, cantando insieme l'inno 519, Lascia che il Cristo. Creator, we do thank you for the time we've had together. Ti vogliamo ringraziare perché ci siamo riuniti tutti insieme. For all the lives brought here together. Per tutte le vite che sono qua insieme. Touched by your grace. Toccate dalla tua grazia. We ask now that we'll be filled with your love and your light. Ti chiediamo di essere pieni del tuo amore e della tua luce. And carry the blessing you've given us out to those we meet. E portare queste benedizioni a coloro che ne hanno bisogno. May we be faithful in our call to preach good news. Possiamo essere fedeli nella tua chiamata di proclamare le buone novelle. In our homes. A casa. Communities. Nelle comunità. And our neighborhoods. E nelle dei vicini. Send your spirit to be with us until we meet again. Manda il tuo spirito su di noi finché non ci rincontriamo. All this we ask in the name of your son Jesus. Tutto lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù. Amen. Amen. Oh,
l'amore, l'amore del Padre, la grazia di Cristo e la comunione dello Spirito Santo ci accompagnino oggi e sempre. Vi chiedo di ancora rimanere in piedi per il postludio conclusivo. Ancora tutti invitati per il proseguimento del programma questo pomeriggio alle 16. Accademico, sia per quanto riguarda gli studenti dell'Università di Teologia qui a Firenze, sia per quanto riguarda gli studenti americani che sono qui da noi appunto per il corso che dicevamo prima, per imparare l'italiano e non soltanto, ma anche proprio la cultura italiana in sé. Gli fanno fare anche dei corsi di ceramica, gli fanno fare dei corsi, li portano in giro per i musei, per le varie città italiane, insomma per fargli conoscere proprio un po' la cultura italiana. Addirittura l'altro giorno ci faceva vedere un nostro amico Daniele Fantoni, tra l'altro studente di teologia, che hanno pure fatto una t-shirt insieme agli studenti americani con un logo dove ci sono tutti i loro simboli, insomma i simboli che hanno caratterizzato questo anno insieme a loro. Ed è molto carino questo incontro. Fra l'altro i festeggiamenti, diciamo, proseguiranno anche questo pomeriggio, quindi per chi fosse a Firenze o comunque avesse modo di recarsi a Firenze, inizieranno alle ore 16 presso la cappella storica di Villa Aurora e ci sarà appunto tutta una serie di ricordi, messaggi e condivisioni, e c'è anche allestita una mostra con tutte appunto le opere di pittura, ceramica, comunque di arte che i ragazzi americani hanno fatto, quindi potremo vedere il prodotto di questo anno, quindi insomma una giornata e un weekend particolare, perché ricordiamo che già ieri sera è cominciato questo weekend di festeggiamenti grazie a un concerto appunto del coro della Southern University che abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche questa mattina. Ecco, se vogliamo ricordare quindi appunto per coloro magari che fossero in zona, avessero il piacere di partecipare, perché comunque è una cerimonia anche aperta a chi volesse trascorrere un pomeriggio diverso, ricordiamo allora magari sia l'indirizzo che l'orario. Allora, oggi sabato 13 maggio alle ore 16 presso la cappella storica di Villa Aurora, quindi via del Pergolino 12. 12, esatto, e quindi vicino al CTO per chi fosse della zona, esatto. Salite sopra sulla collina e trovate questa Villa Medicea, che è appunto la sede dove ci sono i dormitori e comunque è anche appunto la cappella storica dove si terrà questo programma. Perfetto, quindi avremmo molto piacere se partecipaste numerosi. Per quanto riguarda appunto i programmi che abbiamo comunque voluto condividere con voi, vi ricordiamo anche il programma di sabato prossimo, la tappa del camper Solo se puoi, grazie al sostegno dell'8x1000 alla Chiesa Avventista. Prosegue anche quest'anno questo progetto che è iniziato già l'anno scorso, questa campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, avviata e promossa già nel 2016, quindi l'anno scorso, dall'ente OSA, che vogliamo ricordare è l'Opera Sociale Avventista, in collaborazione con la Fondazione Adventum.
Questo camper appunto praticamente si sta fermando in diverse città italiane. Sabato prossimo si fermerà in Piazza Dalmazia dalle ore 15 alle ore 21, se non erro. Ci saranno proprio degli artisti di strada che metteranno su uno spettacolo rivolto anche ai più piccoli, quindi anche ai bambini, proprio di sensibilizzazione a questa tematica. Verranno distribuiti anche dei gadget per tutte le persone che saranno presenti. E materiale comunque informativo. Sulla campagna. Quindi se siete interessati, conoscete persone che potrebbero appunto aver bisogno di questo tipo di sostegno e di essere seguiti insomma in qualche modo, non esitate a partecipare, perché questo è il momento in cui questa campagna si avvicina a noi fiorentini. Esattamente, se già comunque volete iniziare a prepararvi, visitate il sito solosepuoi.8x1000avventisti.it in modo da poter avere maggiori informazioni, e anche perché, come dicevamo prima, su questo sito c'è anche un helpline, quindi un numero verde da poter contattare, addirittura attivo se non erro 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per tutte le persone che si trovassero in situazioni di gravi difficoltà e avessero bisogno di un sostegno urgente, immediato, per gestire quindi situazioni molto difficili come sono quelle appunto dell'indebitamento, sia per quanto riguarda il gioco d'azzardo, ma anche perché proprio magari presenta una patologia in cui si spende più di quanto si guadagna, quindi più delle proprie possibilità. Per cui è molto importante, visto che è un problema sempre più diffuso, sensibilizzare e cercare di risolvere insomma il più possibile questa situazione qua. Noi a questo punto siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme. Esatto. E quindi vogliamo augurarvi un buon sabato, un buon proseguimento di sabato, una buona settimana anche in compagnia di Radio Voce della Speranza, perché come sapete il lavoro di Radio Voce della Speranza non si conclude il sabato mattina ma con programmi vari per tutti i gusti, quindi continuate a seguirci e noi vi mandiamo un grande abbraccio a tutti voi che ci avete ascoltato e buon sabato. Abbiamo trasmesso Una mattina con la Chiesa Avventista. Il programma in diretta è stato curato da Radio Voce della Speranza di Firenze.